100.000 euro su quello del su bilancio 2020. Ovviamente tutto ciò in applicazione di uno studio di fattibilità che è stato presentato dal Comune di Tremezzina in base agli articoli 3 e 5 della legge regionale 6 del 2015. Il Comune di Tremezzina ha presentato uno studio di fattibilità che prevede appunto la realizzazione di impianti semaforici nelle località di Ossuccio e di Lento e la posa di pannelli a massaggio variabile in modo tale da risolvere definitivamente, noi ci auguriamo e speriamo, almeno questo è l'auspicio, giusto, in modo tale da risolvere definitivamente questo disagio e soprattutto di sicurezza sin qui patito.